Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Come da tradizione ogni anno, oggi parleremo di dinosauri. Quando si elencano le caratteristiche fisiche di un dinosauro, ci sono diversi parametri che si possono prendere in considerazione, dalla forma del cranio, i suoi sistemi di difesa, la lunghezza degli arti, oppure una caratteristica estremamente importante, la dimensione del bacino. Questo infatti ci permette di compiere una classificazione tassonomica, ovvero ci permette di capire a che famiglia, a che specificatamente, a che ordine appartenesse l'animale e quindi ci dà molti indizi anche successivamente riguardo ad esempio al suo stile di vita, alla sua dieta. Prima di tutto però, sigla. La prima grande classificazione dei dinosauri avvenne nel 1842, quando un famoso paleontologo inglese, Sir Richard Owen, decise di raggruppare tutti i fossili di dinosauri che venivano in quegli anni trovati in Europa, dall'Inghilterra al Belgio alla Francia, in un'unica grande famiglia, in termine specifico è clade, chiamato Dinosauria. Solo diversi anni più tardi, però, questa classificazione divenne più dettagliata. Nel 1888, infatti, sempre uno studioso inglese di nome Henry Seeley decise di diversificare il clade Dinosauria per dividerlo in più gruppi, in base ai nuovi animali che venivano scoperti, e il parametro di riferimento era proprio la forma del bacino. Questi gruppi prendevano il nome, come dicevo prima, di ordini. L'ordine è un sottogruppo della classificazione tassonomica di Linneo, ovvero la struttura che permette di identificare la famiglia, a quale famiglia appartenga un animale o comunque in genere un essere vivente, e che viene utilizzato ancora oggi per i dinosauri. La primordiale classificazione del 1800 di Seeley vedeva da una parte il gruppo dei saurischi e dall'altra parte il gruppo degli ornitischi. Non tutti i dinosauri infatti avevano la stessa struttura scheletrica. Essendo questo un gruppo vastissimo che conta più di 2000 esemplari, ce n'erano di forme e di dimensioni molto diverse fra loro. Un parametro costante però rimaneva la forma del bacino, che si era sviluppata circa 200 milioni di anni fa a partire da un esemplare comune, un rettile comune, un arcosauro, e che poi era andata a dividersi in due ordini ben distinti. Questo è il bacino di un saurischio, di cui si possono riscontrare tre ossa principali, che sono il pube, l'ilio e l'ischio. Queste tre disposizioni, queste tre ossa, si possono sia ritrovare negli ornitischi, ma in una struttura completamente differente. Si vede infatti che sono molto più allungati. E a bacino diverso corrispondono animali con anche caratteristiche fisiche, abitudini e comportamenti diversi. Gli ornitischi erano esclusivamente erbivori. Furono definiti da Henry Seeley i dinosauri col bacino da uccello. Mentre i saurischi abbiamo sia i carnivori, come ad esempio il famoso tirannosauro, sia anche altri animali sempre erbivori, i dinosauri dal collo lungo, come il brachiosauro, che erano erbivori. Una classificazione più dettagliata, un sottogruppo di questo ordine, si potrebbe distinguere, come lo distinse Seeley, fra gli stegosauridi, all'interno degli ornitischi, e i teropodi, ovvero i dinosauri che comunque avevano quattro dita, che erano non altro che i carnivori, e di sauropodi. I saurischi furono, al contrario degli ornitischi, definiti i dinosauri con un bacino da lucertola. Lucertole e uccelli non sono altro che i discendenti dei dinosauri. E questo discorso del bacino da uccello e da lucertola è abbastanza curioso, perché oggigiorno la comunità scientifica crede che gli uccelli e gli aviani abbiano proprio un bacino più simile ai saurischi piuttosto di quanto se lo fossero rispetto agli ornitischi, contraddicendo le teorie iniziali di Henry Seeley. Il paleontologo inglese infatti confrontò il bacino degli uccelli con quello degli ornitischi e notò delle somiglianze, affibbiandogli questo soprannome, ma erano somiglianze che non erano dovute a una vicinanza parentale, a una vicinanza che rientra nelle classificazioni tassonomiche fatte prima di Linneo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che notò che questi bacini erano simili, ma più tardi si sarebbe scoperto che questo era dovuto ad una sorta di convergenza evolutiva,
ovvero un adattamento a condizioni simili che porta un organismo a modificarsi, ad evolversi in base alle condizioni stesse. Sia ornitischi che uccelli hanno una dieta pressoché erbivora, onnivora, adatta a chinarsi per cercare il cibo e che quindi anche il loro bacino si è modificato e è diventato più simile. Questo fenomeno quindi di convergenza evolutiva è stato smentito e, per quanto possiamo dire al momento in cui ho registrato questo video, i paleontologi credono che gli uccelli siano i discendenti dei dinosauri saurischi. Bene, spero che questo breve video vi sia piaciuto. Se avete domande fatele pure, lasciatele nei commenti e noi come al solito ci rivediamo al prossimo video. Ciao!